Ok, allora oggi facciamo un'esercitazione sulla osservabilità e sulla forma canonica di Kalman. In realtà, diciamo, la osservabilità, la mia parte sarà molto breve perché abbiamo capito che per la proprietà di dualità, dal punto di vista concettuale o comunque delle operazioni da fare, sono estremamente semplici e assolutamente in continuità con quello che avete già fatto sulla raggiungibilità. Per cui essenzialmente io vi farò vedere un esempio svolto, vedrete che è, diciamo, di difficoltà minima e poi vi chiedo di eseguire questi, diciamo, questi due esercizi. Il primo semplicemente di portare in forma canonica di osservabilità un sistema e poi di fare una verifica numerica del fatto che siate in grado di trovare un punto appartenente al sottospazio di non osservabilità, calcolando un'evoluzione libera nell'uscita e fare in modo che sia identicamente nulla. E poi, diciamo, il secondo invece è utilizzando il gramiano per stimare uno stato appartenente al sottospazio di osservabilità, lo stato iniziale di un'evoluzione libera. Va bene? Allora, cominciamo con MATLAB. Un attimo che aumento la dimensione del font. Allora, apro un attimo il file per far vedere poi il codice, perché altrimenti se lo faccio, no, questo non è, perché se lo faccio in pausa non lo fa, non è neanche questo. Allora, vediamo un attimo l'esercizio, osservabilità. Allora, il 3. Ok, allora vabbè, c'è questo filetto.m che dovrei aver messo su Classroom. Vediamo un attimo se c'è sulla osservabilità. Quello che dobbiamo fare è portare in forma canonica di osservabilità un certo sistema dinamico. E allora il sistema dinamico è questo, quindi è molto semplice, tutti i numeri 1, va bene, felice, A e C, vediamo come portarlo in forma canonica di osservabilità. Allora, prima di tutto calcoliamo la matrice di osservabilità e la calcoliamo fra virgolette a mano, però chiaramente abbiamo capito che il MATLAB mette a disposizione i comandi per farlo, per cui OBSV oppure C per A quadro, questa è la matrice di osservabilità, calcolo il rango e il rango è uguale a 2. Va bene? Per cui, poiché il mio sistema ha tre stati, la dimensione della matrice dinamica è 3x3, questo significa che il sistema non è completamente osservabile. Per portarlo in forma canonica di osservabilità, ricordo che ho bisogno di una base per il sottospazio di osservabilità e una base per il sottospazio di non osservabilità. Queste due informazioni sono contenute all'interno della stessa matrice di osservabilità, per cui posso scegliere prima una base per il sottospazio di osservabilità e questa la ottengo come l'immagine trasposto. L'immagine MATLAB si ottiene con il comando ORT. E cosa fa ORT? Beh, ORT mi dà una base per il sottospazio dal punto di vista della programmazione. MATLAB ha deciso di darmi questa base come matrice in cui le colonne sono i vettori che rappresentano la base e sono in forma ortonormale. Non c'è nessun motivo per cui lo siano, ma diciamo, è una scelta di programmatori. Per cui le due colonne, ogni vettore è 3x1 perché n uguale a 3, rappresentano
la base per il sottospazio. Sono due colonne e va bene perché il rango di O è 2. Quindi io, nel momento in cui MATLAB fornisce questa uscita, non sono più in grado di capire se questa è corretta o meno, però posso fare attenzione ad alcuni aspetti dimensionali o formali che possono celare, che se non vengono soddisfatti possono celare un baco, un errore, diciamo, di programmazione. Per esempio, in questo caso il rango è 2, quindi devo avere due colonne. E quando calcolerà il nullo di O, devo avere una colonna. Bene. Se non esce una colonna, c'è qualcosa che non va dal punto di vista proprio della programmazione. Va bene? Per cui mi fermo e cerco un baco. Ok, quindi base per sottospazio in osservabilità e mi dà questa matrice, in questo caso 3x1. E la trasformazione di similitudine è data da, metto uno a fianco all'altro, x con O e x n. Ok? Quindi questa è la mia brava matrice di trasformazione di similitudine. Ora, nuove matrici dello stato, chi sono? Questa è la matrice A. Vabbè, la B non so perché ci sta, perché non l'avevo messa proprio. Vabbè. E questa è la matrice C. Quali zeri devo andare a vedere? Se io ho messo x con O e x prima di xno, questo significa che le prime due componenti sono osservabili e la terza è non osservabile. Quindi nella matrice delle uscite, questo è l'elemento che devo guardare, che deve essere nullo, va bene? Poi gli altri elementi, io non ho ipotesi sul fatto che siano o meno nulli. Però so che questo sottomatrice 2x1 insieme alla parte 2x2 della sottomatrice 2x2 della matrice dinamica deve essere completamente osservabile. Per cui io sui singoli elementi delle componenti osservabili non ho ipotesi. Quindi questo 0 qui non mi deve né spaventare né dare fastidio. Ci può essere così come non ci può essere. Certo, non potevano essere tutti e due zeri, perché sennò significava tutti e tre zeri, vuol dire che c'era qualche errore anche qua di programmazione. Quindi questo zero devo andare a prendere e poi devo andare a vedere che siano zeri questi due elementi qui, che è la matrice, diciamo, rettangolare fuori diagonale. Poi, in particolare per questo sistema, io ho, diciamo, elementi nulli sulla diagonale o anche un elemento nullo uguale qui. Questo non mi deve dare fastidio e non mi deve disturbare, questo è semplicemente quello che è uscito fuori. L'importante è che io vada a verificare gli zeri. Va bene, poi ho, diciamo, il legame tra z e x dato, e questo se mi interessasse. Ok, che cosa faccio? Guardate. Se io prendo uno stato casuale e da questo stato casuale calcolo l'evoluzione libera, esce una cosa del genere. Ora, ho fatto questo plot evidentemente un po' troppo di fretta, non ho messo neanche le etichette agli assi, e non è molto carino, però ho, diciamo, un comportamento del genere. Guardate, è una sinusoide pure, perché gli autovalori, diciamo, sono zero, no? Di questa matrice. A questo punto io però voglio vedere se sono in grado di calcolare l'evoluzione libera da uno stato appartenente al sottospazio di non osservabilità. Per cui l'evoluzione libera la calcolo partendo dal sistema in forma canonica e scelgo 0, 0, che è un numero diverso da 0, va bene? 0,3 è un numero qualsiasi diverso da 0. Questa evoluzione libera è disegnata qui. Ora, non è zero, però vi invito a fare un'osservazione. Il font in questo momento è estremamente piccolo nella vostra, diciamo, quello che vedete voi, per cui probabilmente non si vede, ma io qui ho 10 a meno 16. Quindi in realtà è zero. Questo è lo zero macchina. Però devo essere in grado di riconoscere che questo è 0, va bene? Per cui, diciamo, va bene così, e diciamo, abbiamo
individuato un punto partente al sottospazio inosservabile. In realtà, io se voglio utilizzare il modello non in forma canonica di osservabilità, io prendo questo z qui e lo utilizzo tramite la p per calcolare la x e poi faccio una evoluzione libera da quella x. Va bene? Ok, poi posso calcolare altre p, questo qui diciamo non ci interessa perché abbiamo visto solamente una p a lezione, che quella è la condizione solo sufficiente, non abbiamo visto la condizione necessaria e sufficiente. E per cui, molto banalmente, diciamo questo è l'esercizio che è assolutamente analogo a quello che abbiamo fatto, diciamo, l'altra volta. Giusto, vi faccio vedere giusto una cosa: come fate voi a calcolare l'evoluzione libera diciamo, in un tempo breve, in un tempo che sia compatibile con quello di questa esercitazione? Una possibilità è quella che faccio io, cioè io che cosa faccio? Definisco una variabile di stato, una variabile di tipo spazio di stato con il comando SS, quindi il model è una variabile, e poi utilizzo il comando diciamo lsim che fa la simulazione. Va bene? Per cui questo è il modello. Vabbè, in questo caso questo è l'ingresso di nulli e queste sono le condizioni iniziali, che è un punto casuale. Oppure quando vado a fare la simulazione iniziale, diciamo partendo dal sottospazio di osservabilità, metto 0, 0, rando 1. Va bene, voi potete sia fare la stessa cosa, sono due righe di comando, non è assolutamente complicato, però voi potete anche usare il vostro schema, diciamo, Simulink che avete lì e diciamo, con lo script definite i comandi e poi lo lanciate in esecuzione. Ok, quindi io diciamo oggi mi fermo qui perché, come vi ho appena detto, le cose sono assolutamente in continuità con quello che abbiamo fatto per la raggiungibilità. Bene, adesso quello che chiedo a voi è di rifare la stessa cosa su questa matrice qua e poi diciamo, di fare questo esercizio. Quindi io, diciamo, sperando di non perdervi subito, come è successo alla lezione di robotica la settimana scorsa, appena ho detto cominciate a lavorare voi, accendete le telecamere e vi faccio condividere lo schermo, fra 20 minuti sono scomparsi, diciamo, l'80% degli studenti che seguivano. Per cui, diciamo, spero che non succeda la stessa cosa, vi chiederei di accendere